Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Che questo 2023 sia pieno di cose belle, al cinema come nella vita. In questa puntata racconteremo storie di uomini e di donne ricche di cuore, di passione, storie emozionanti e in alcuni casi anche storie vere. Cominciamo subito andando a incontrare Antonio Albanese, che in questa storia è un attore, insomma, che non ha avuto particolarmente fortuna nella vita e che si trova ad andare a insegnare teatro ai detenuti del carcere di Velletri e riesce a trasformare quattro di loro in attori provetti che porteranno addirittura in scena Aspettando Godot di Beckett. Una storia bella, emozionante, che ci dimostra come il cinema e anche il teatro possano davvero cambiare la vita delle persone. Questo incontro, questa intervista, parte da una parola molto semplice: grazie. Ammazza, Begam, figo, c'ha pure la moglie buona, che non è quella che fa le mutande reggiseni di Pizzo. Beckett, Samuel Beckett, il più grande drammaturgo del XX secolo. Ma è morto questo? 30 anni fa circa. Allora, Aspettando Godot è il capolavoro del teatro dell'assurdo. Signori, ha vinto un Nobel. E che è? Tipo il pallone d'oro? Il teatro assurdo, scusa, che vuol dire? Che non significa un cazzo. È una commedia sull'assurdità della vita, no? Per esempio, al mattino quando ti svegli non ti chiedi mai il significato della vita. Io al mattino quando mi sveglio, basta che ci ho il fumo, sto una bomba. Ok, vai. Che bello che è il Chuck. E io comincerei proprio da questo, perché grazie è una parola bellissima. Esatto. La diciamo tutti i giorni, però forse non la diciamo abbastanza. Non la diciamo abbastanza. È un pochino, quando diciamo grazie, è proprio l'essenza dello scambio, no? Dell'incontro, esatto, tra due mondi e due persone, che poi è il cuore di questo film, Antonio. Ed è uno scambio di assoluta, di grande emozione che io ricevo da loro, per quello il mio grazie ragazzi è rivolto a loro. Non me l'aspettavo nel film, perché questo regista che ha perso un po' il contatto, diciamo, col suo lavoro e riesce, grazie a questi ragazzi, a trovare la verità del teatro, a trovare l'essenza di quello che lui ha sempre cercato nei decenni che è del suo lavoro, e lo trova con un testo, tra l'altro non semplice, però con un testo che racconta l'umanità e che è di un'attualità impetuosa come Aspettando Godot. E quindi lui ringrazia questi ragazzi, perché grazie a questi ragazzi lui riesce a trovare degli attimi, di verità, di gioia. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere. A buffoni! È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh? È qua bel teatro. Entra pure. Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Non ci doveva sta Favino. Poi questa è anche una storia vera, perché è avvenuta, sì, no, in Svezia negli anni 80. 40 anni fa circa. Sentiamo a crederlo, ma invece no. Poi, è così. Di come il teatro riesce davvero non solo a educare, ma anche a migliorare delle persone. Ecco, e questo mi sembra il punto centrale, perché non lo diciamo mai abbastanza. Allora, ti chiederei di riflettere un pochino su questo, perché il teatro e il cinema sono davvero un luogo di libertà, un luogo di responsabilità, possono davvero aiutare, cambiare e migliorare le persone. Ma a me è capitato questo nella vita. Io sono incontrato a 22 anni, avevo 23 anni il teatro e io grazie al teatro sono riuscito a, secondo me, anche a migliorare come persona, e sono riuscito a trovare un lavoro che amo in maniera impetuosa. Io cosa ci devo fare con quelli, eh? Vi siete fatti belli col ministero, avete fatto nomi grossi, poi non ci avevate un euro e avete chiamato me. Perché non ci sei andato tu, Michele? Ma perché io queste cose le facevo negli anni 70, Antonio, ho già dato. Invece a te serve, perché ti sei inaridito, Antonio. Invece così recuperi, ti reinserisci piano piano e poi sta sul palcoscenico almeno. Cosa sarà? 3-4 anni che non ne tocchi uno. No? Grazie per avermelo ricordato, sei sempre così carino, Michele. Ecco anche questo, Antonio, ti prego, non ti impermalosire subito. La combinazione in questo film di teatro e cinema per me è semplicemente stupenda, perché quando mi hanno offerto il lavoro mi sono detto, come capita a me spesso, sarò in grado di interpretare, di gestire questo personaggio, e pian piano quando mi sono avvicinato e ho cercato di, come dire, immedesinarmi nel personaggio, mi sentivo felice. Sentivo una gioia e ci siamo detti partiamo, e così anche gli altri attori hanno, come dire, sentito questa emozione. Professor, qua se inizia a pensare, la giornata è vita, impazzisci. Che qua non è una vita vera è fuori. Questa è una parentesi, de merda, però è una parentesi. Anche la vita fuori è assurda, se no mica stavamo qua. Bene allora.
al lavoro, dai. I maestri quanto sono importanti e quando si capisce che qualcuno è un maestro? Ecco, sta a te capire quando è un maestro, quando riesce a tirarti fuori il tuo potenziale, quando è umile il maestro, quando non dice che questa è la regola e non è un'altra. Non ci sono regole, non ci sono metodi nel teatro, è come nella vita. Ognuno, noi abbiamo un potenziale completamente diverso da un altro e quindi devi captare tu quale può essere il maestro che riesce a farti scatenare le emozioni, a farti amare questo lavoro. Da come ne parli tu li hai trovati? Io li ho trovati, sì. I cattivi maestri però sono riuscito a, come dire, a guardarli e ad ascoltarli da lontano e a non memorizzare niente. Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo, Antonio. Quella stronzata delle favole è un'idea tua, vero? Perché è una stronzata. Ma perché tu cosa volevi fargli? L'Ulisse di Joyce? Antonio, guarda che quelli sono come bambini, hanno bisogno di cose semplici. Semplicità, Antonio, è la cosa più difficile poi. È un pizzico di umiltà, vero? Di trovare il meglio di sé, la parte migliore di sé, anche questa è un'altra parola bellissima. Come si fa? E tu l'hai trovata, Antonio? Si fa con tanta umiltà, si fa anche riconoscendo i propri limiti e si fa proprio cercando, come in questo caso, amando il proprio lavoro, cercando di impegnarsi il più possibile e cercando, attenzione, di studiare, di migliorare sempre di più. Non è mai finito questo lavoro, bisogna sempre per forza imparare. Antonio, ti interrompo un momento, qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra pochissimo con Antonio Albanese. Grazie. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Cos'è? È una cosa bellissima. Michele, è d'accordo? Oh, col cazzo, Antonio! Sembra fatto per loro, ascolta! Loro sanno cosa vuol dire aspettare. Aspettiamo i colloqui. Aspettiamo il giorno dopo. Va bene, guarda. Io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo. Tre tigri contro tre tigri. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si darci, c'è un cazzo da pasta arcivescovo. No. Poi ci sono dei momenti molto divertenti e tra questi ci sono gli esercizi che fanno gli attori. Ma allora me li spieghi, perché c'è il diaframma, poi ci sta la scimmia, la sedia, l'albero. È un classico, diciamo è un metodo per scorporare, per conoscere il proprio corpo, per muoversi in maniera diversa, per trovare, allora, gli animali hanno un modo di agire, ed è un esercizio abbastanza diffuso in teatro, quello di, come dire, imitare, cercare di trasformarsi in per esempio i primati, i gorille, le scimmie hanno quattro dita e non cinque, cercare di usare il proprio corpo in maniera diversa, no? Di suonare il proprio corpo in maniera diversa, quello è un esercizio abbastanza diffuso, quello del diaframma è un esercizio tecnico per poter gestire la voce per parecchi minuti, per ore anche, quindi cercare di non infierire sulla gola. Allora andiamo. Andiamo. Oh, dove vai? Dove? Il cuore delle persone può cambiare davvero? Io credo di sì. Se tu una persona onestamente ti rapporti a questa persona con onestà e con passione, la persona può cambiare assolutamente. Devi avere l'umiltà di captare i limiti di quella persona, anche i tuoi assolutamente, però devi capire com'è questa persona, devi avere la voglia di interagire con quella persona. Senti, siete stati a Re Bibbia, siete stati nel carcere di Velletri, però poi avete girato anche diversi teatri, sì, no? Qualcuno mi ha fatto una tournée. Ecco, praticamente avete fatto la tournée con loro. Che cosa hai scoperto? Perché sono luoghi così diversi, oppure forse no? Non lo so, che cosa hai scoperto? Ma innanzitutto io di tournée ne ho fatte parecchie, quindi la tournée mi mancava, era qualche anno anche per il Covid. Stare in tournée è condividere ancora di più con altri la giornata, per le mille difficoltà, il viaggio, ma anche i piaceri, si cena insieme, si dorme spesso insieme, perché
perché non ci sono dei luoghi. E quindi la gioia di stare insieme, la tournée è anche questo, un nomadismo che a tutti un po' noi appartiene, e questo è bello. E poi è stato molto interessante condividere delle emozioni in spazi così particolari, come possono essere un carcere. Cazzo, c'ho le vertigini. C'ha sapore, oh. Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me? Noi siamo i soliti. Vendevo libri, poesie, per strada. Ah, pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato di merda. Ma poi una volta non ci ho visto più. Pezzo di merda! Quindi... quello è uno spazio che direttamente ti offre, ti dà un'emozione di base. Ma le persone le avete incontrate in carcere? Beh, qualcuno sì, ma abbiamo incontrato anche molta solidarietà, abbiamo incontrato grandi organizzazioni e grande disponibilità. Mi ha chiesto perché ho fatto, perché volevo che mi vedeva recita. La mia non sa scrivere, balbetta, ma ha imparato un monologo di 3 pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti. E mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate? Questo tema dell'attesa è una cosa bellissima, sì. Perché un po' l'avevamo capito durante il Covid, però insomma era un'attesa forzata. È molto attuale, sì. Adesso ci fa capire invece quanto sia importante questa parola, no? E questa sensazione. Questo è stato scelto 40 anni fa nella storia vera di questo film, di questo regista svedese, quindi lui si è detto questo, ma soprattutto perché si è ritrovato con 4 protagonisti, 4 detenuti disponibili, e quindi lui ha pensato ad Aspettando Godot, che tra l'altro è stata una 40 anni fa, fu una rappresentazione molto apprezzata dallo stesso Beckett, era ancora in vita. E l'attesa poi è diventata di conseguenza super contemporaneo, cioè è un tema assolutamente attualissimo, quello dell'attesa, del rispetto, e quindi vive ancora questo soggetto, vive ancora questa storia proprio anche per questo motivo. No, scusa, ma lo stabilimento dove sta? Ma qui non c'è lo stabilimento. Ma la spiaggia dove sta? Ma è là in fondo, saranno 2500 metri e arriviamo. 2,5 km? Ma te sei completamente scemo, scusa. Ma no, ma tranquilla, saranno al massimo 40 minuti, piacevoli, niente più. E me sotto al sole, 40 minuti? Ma sì, è solo piacevole. La gente è... Ti do una mano, la gente aiuta, mi vale. Senti, torni a lavorare con Riccardo Milani, insomma ormai è, come dire, un matrimonio di successo. Non è l'ultimo. Poi... Non è l'ultimo? No, che cosa fate adesso? No, stiamo pensicchiando a un altro progetto. Ah, me lo devi dire adesso. Condividiamo le... No, non sappiamo ancora. Cioè, da parte sua è un grande desiderio, ma anche da parte mia. Quindi vediamo se i tempi ci permettono, ci danno questa possibilità. Senti, ma Paola stavolta c'è? La prossima volta? Ma non lo so. Con Paola sicuramente si ritornerà, perché la gioia di lavorare con Paola è grande. Come mi trovate? Peschi per caso. Liberi, liberi, liberi. Ma dove cazzo siete stati? Istituto di Bellezza. Ma siete pazzi? E tu cosa hai combinato? La compattazione. Beckett. Lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato. Questo è come la finale dei Champions League, professore. Da Epifanio e Accetto glielo facciamo vedere questo film. Ma guarda, Epifanio sta riposando. Certo, in un centro di recupero, ma ormai è diventato un gesuita quasi. Quindi sì, lo vedranno, io credo di sì, perché sono molto curiosi. Cercavo un cudist, sostanzialmente underground, molto underground. E allora davvero diciamo grazie ad Antonio Albanese per la sincerità con cui si è raccontato, e adesso parliamo di donne e di una scrittrice che davvero sa raccontare il cuore delle donne. Parliamo di Elena Ferrante, insomma di lei sappiamo poco perché la sua vera identità non la conosciamo. Sappiamo che vive a Napoli, forse. Sappiamo che è nata il 5 aprile del 1943. Quello che sappiamo con sicurezza è che dai suoi libri sono stati tratti film e serie di successo. Dalla figlia oscura alla amica geniale, adesso è la volta di una serie che si intitola La vita bugiarda degli adulti, è diretta da un regista interessante come Edoardo De Angelis e interpretata da una sorprendente Valeria Golino. Allora tuffiamoci nel mondo di Elena Ferrante con la nostra Roberta Franzoni.
Per lei, che usa lo pseudonimo di Elena Ferrante, parlano i suoi romanzi. Hanno avuto un successo strepitoso persino all'estero, con oltre 10 milioni di copie vendute. Dei suoi libri si è innamorato anche il cinema. La vita delle donne è al centro di tutta la sua opera, che piace così tanto forse per il modo in cui l'autrice entra nella psicologia dei suoi personaggi e anche per come descrive Napoli. Il primo libro, L'amore molesto, del 92, quello che ha rivelato il talento della Ferrante, al cinema l'ha portato Mario Martone, una storia che scava nel rapporto madre-figlia. Senti, non puoi lasciarmi qui a soffrire, mentre sei solo tu a sapere quello che succede. Anche il secondo libro, I giorni dell'abbandono, è diventato un film, con la regia di Roberto Faenza e Margherita Bui nel ruolo di una donna improvvisamente abbandonata dal marito Luca Zingaretti. I figli sono una responsabilità schiacciante. Buon compleanno. Nel 2006 esce il terzo libro, La figlia oscura, sulla maternità e le sue possibili contraddizioni, e diventa il film con cui l'attrice Maggie Gyllenhaal debutta nella regia. È nel 2011 che la carriera della scrittrice è una svolta. Elena Ferrante pubblica L'amica geniale. E a giudicare dalle vendite è un libro entrato in ogni casa. Il racconto della vita di Elena e Lila diventa materia per una serie affidata alla mano di tre registi di cinema, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Lucchetti. Elena! Scina, io vengo poco. Ma vengo! Un gran successo per le tre stagioni andate in onda, la quarta e l'ultima sarà pronta l'anno prossimo e per ora è ufficiale che a interpretare una Elena adulta sarà Alba Rohrwacher. Nel frattempo è appena sbarcata su Netflix La vita bugiarda degli adulti, serie firmata dal regista di due bei film come Indivisibili e Il vizio della speranza, Edoardo De Angelis, che anche qui ci mette il suo inconfondibile tocco di stile. Giovanna, noi siamo inguaiate. Siamo negli anni 90, la storia è quella di Giovanna, adolescente della Napoli Bene, che si confronta con gli adulti della sua famiglia. Il rapporto con la zia Vittoria, che vive in un sobborgo popolare, è la colonna portante dell'intero racconto. Sono Giovanna, zia. Sacci che sì. Entra. Elena Ferrante ha collaborato col regista alla sceneggiatura, ma solo via mail. Il Times l'ha inserita tra le 100 donne più influenti del mondo, ma nessuno sa chi sia. In controtendenza con un mondo di persone che vivono nel bisogno e nell'affanno di apparire, sui social, nei dibattiti, nelle interviste, Elena Ferrante ha scelto di essere invisibile e di farci leggere e farci vedere solo le sue parole. E adesso continuiamo a parlare di donne con la storia di due donne coraggiose che si intreccia con un fatto di cronaca di cui si è parlato moltissimo, che ha riguardato Hollywood e forse l'ha anche un po' cambiata. È l'inchiesta di due coraggiose giornaliste del New York Times, un'inchiesta durata mesi, che hanno raccolto le testimonianze di attrici come Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, che tra l'altro sono state coinvolte nella lavorazione del film che stiamo per scoprire, ma hanno raccolto anche la testimonianza di tante donne comuni che hanno lavorato in produzione ad Hollywood, e quello che le unisce tutte è che tutte sono state molestate o hanno subito violenza da parte di un produttore che si chiama Harvey Weinstein. Allora, la notizia di questi giorni è che è slittata al 23 febbraio la sentenza del secondo processo che lo riguarda, ma lui sta già scontando per quello che ha fatto 23 anni di carcere. Insomma, una vicenda che ha cambiato un po' Hollywood, una storia che non riguarda soltanto il mondo dello spettacolo, ma le vite di tante persone, come ci racconta la regista del film, Maria Schrader, che abbiamo incontrato all'ultimo Festival di Torino. Sentite. Perché le molestie sessuali sono così diffuse e difficili da trattare? Interroghiamo tutto il sistema. Salve, sono Jodi Cantor, giornalista d'inchiesta del New York Times. Che cos'hai? Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili. Questa è la storia di donne coraggiose che lottano per raccontare la verità, anche come madri lottano. Era questo il momento giusto per raccontarla? Era per questo che questa storia andava assolutamente raccontata ora?
Sì, è così. È la prima volta che vediamo due donne, due giornaliste in azione in un film così. La storia che raccontiamo è un thriller da un lato, ma è anche basata sulle voci delle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare questa situazione. Nulla sarebbe venuto fuori senza di loro e senza le due giornaliste non sarebbe mai uscito l'articolo. Quindi, in definitiva, si tratta di una storia di solidarietà tra donne. Nelle tue inchieste passate, come hai convinto le donne a raccontarti quello che avevano subito? C'era una cosa che dicevo. Non posso cambiare quello che ti è capitato in passato. Ma insieme potremmo dare una mano a proteggere altre persone. La verità, in pratica. È interessante anche vedere il privato di questi personaggi. Sono donne che lavorano, ma anche madri e mogli. Certo, quello che loro investigano non è un argomento qualunque, ma episodi di intimidazione e violenza sessuale. E tutto questo non può non toccarle in maniera personale. Ancora vedo la camera dell'hotel, la mappa del piano. Provava a toccarmi di continuo. Io gli chiesi di lasciarmi in pace. Invece dicono che lui le minacciava e le molestava. Ero giovane, impaurita. Penso che sia molto importante che siano state coinvolte le vere protagoniste. Per esempio Ashley Judd è un po' una sorpresa, ma è importante che ci sia. Gwyneth Paltrow non si vede, ma insomma è chiaramente presente. Perché è importante che abbiano scelto di partecipare? Sì, nel film sentiamo la vera voce di Gwyneth Paltrow al telefono. C'è Ashley Judd che compare e denuncia quello che ha subito e ha bloccato la sua carriera. Penso però che ci sono anche tante altre voci nel film che rompono il silenzio e raccontano la loro storia. Si aprono altre porte, altri sguardi, ma tutte in definitiva dicono purtroppo lo stesso. Hanno già provato a scrivere questa storia. Lui l'ha insabbiata. Harvey smentisce fortemente ogni accusa di violenza. Giocava con le persone, era un grande manipolatore. Come ha reagito Weinstein nel vedere la sua storia? Insomma, quello che è realmente successo portato in scena? Non lo so, so solo che ha chiesto di posporre il processo a Los Angeles e gli è stato negato. Il giudice ha chiesto ai membri della giuria di non vedere il trailer, ma davvero non so se Weinstein ha visto il film o ha avuto una qualche reazione. Yes, but I do not know. Puoi darmi soltanto una possibilità di parlarti? Se fossero solo donne che vanno a letto con un produttore cinematografico per fare carriera? È una cosa più grande di Weinstein. Stiamo parlando di un sistema che protegge chi abusa. Lei che cosa ne pensa? Il Me Too ha aperto la strada a una discussione più ampia di quello che succede soltanto nel mondo del cinema, anche se il cinema su questo argomento ci sta riflettendo anche con altri film. Io credo che il punto sia il potere, non di uomini e le donne, ma chi ha il potere lo usa nel modo sbagliato. Lei come la vede? Sono d'accordo. È una questione di gerarchia, potere, abuso di posizione di comando, paura, dipendenza. E questo riguarda tanti luoghi di lavoro, non solo Hollywood. Certo, ci sono delle eccezioni. Per fare un esempio, come mostriamo nel film, la redazione del New York Times. Queste donne parleranno in via ufficiale solo se... Se si fanno avanti tutte insieme. Siamo tutti qui, Harvey. Con chi avete parlato? Ho tre figlie e non vorrei mai che si ritrovassero ad accettare abusi o bullismo. Parlerò in via ufficiale. Scrivete. È il momento. Stiamo meglio adesso? What do you think? Abbiamo ancora un lungo percorso da fare, ma qualcosa di fondamentale è successo. La gente ha cominciato a parlare, il silenzio è stato rotto. Queste voci non possono più essere imbavagliate. Non si può più tornare indietro dopo tutto questo. Non si può più tornare al silenzio. And we will not ever go back to silencing them. Verrà reso pubblico. Mi hanno messa a tacere. Rivoglio la mia voce. E adesso voglio fare tanti tanti auguri di cuore a una grande autrice del nostro cinema, Liliana Cavani, che ha appena compiuto 90 anni.
voglio che i miei film, dice lei, facciano discutere, altrimenti non li faccio. E insomma, questa è stata un po' la chiave di tutto il suo cinema, dal di là del bene e del male, alla pelle, da Francesco ne ha diretto tante versioni, anche nei lavori televisivi come Alcide De Gasperi. È stata la prima donna a ricevere il prestigioso premio Bresson, che viene attribuito ogni anno alla Mostra del Cinema di Venezia dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con il Dicastero Vaticano per la comunicazione. E poi la signora Cavani è infaticabile, già al lavoro sul set, un nuovo progetto, L'Ordine del Tempo, tratto dal libro di Carlo Rovelli, interpretato da un cast di stelle come Alessandro Gassman e Claudia Gerini. Allora, noi le vogliamo fare gli auguri così, perché la signora Cavani è stata ospite di una puntata di questo programma di Effetto Notte, quindi riscopriamo quello che ci ha raccontato e in particolare un pensiero su come vede se stessa oggi. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto. Pensando al suo percorso di regista e anche di donna, oggi come si vede, come lo vede questo percorso? Ma lo vedo come un percorso che ha avuto delle conquiste, così, ecco, senz'altro. E, però davanti, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente, alla diversità degli stipendi di uomo e donna, questa è una cosa che non è accettabile, perché le donne sono oltretutto anche sgobbone, insomma, di più, sono più responsabili. Questa bisogna mettersi nella testa, che sono più responsabili, perché è atavico il suo, per la donna, la famiglia, la casa, la vita, quindi la vita, quindi non la gara solo, col duello, col possibile morte di qualcuno. La donna rifugge da questo, veramente, è tra i due esseri, è quello che ha nella testa la pace.